Ciao da Afsim, siamo a 2 giorni dalla finale di Coppa Italia, mercoledì 17 giugno, e c'è già chi ha sfoderato l'artiglieria pesante. Parliamo di Corriere dello Sport, di cui non vi avrei parlato oggi, avevo in mente un altro programma, ma appunto poi leggendo, vedendo la prima pagina di oggi, lunedì 15 giugno, di Corriere dello Sport, dove c'è un richiamo ad un'intervista da Aurelio Della Rente, ho pensato, no, qualcosa la dobbiamo assolutamente dire, perché, come sapete, io non cerco di evitare di parlare degli altri juventini, anche dei giornali che in qualche modo si schierano contro la Juve o attaccano la Juve, come qualche volta capita, non tanto per malafede, per scorrettezza, ma molto probabilmente perché fa vendere, perché fa audience, quindi è anche un discorso tutto sommato legittimo. Ed infatti in questo caso non voglio tanto parlare dell'anti-juventinismo che può esserci in un'intervista ad Aurelio De Laurentiis che attacca Maurizio Sarri a 2 giorni da una finale di Coppa Italia in cui c'è Sarri che gioca contro la squadra di De Laurentiis, nonché sua ex squadra. Il punto è, tra virgolette, la scorrettezza. E mi permetterete, cioè, si tratta praticamente di un'intervista senza contraddittorio in un momento cruciale dove forse sarebbe stato il caso dare spazio ad altro, magari al campo, magari al calcio, che abbiamo finalmente ritrovato dopo settimane e mesi durante le quali Corriere dello Sport è stato tra i principali giornali a tirare avanti la battaglia per il ritorno sul campo. E quindi siamo un po' ad un paradosso: quando finalmente si gioca, mettiamo sul campo appunto questioni che sono oltre il calcio vero e proprio, questioni che riguardano le stanze, le segrete stanze, le stanze dei bottoni, dove ci sono state diatribe, discussioni evidentemente tra De Laurentiis e Sarri, richiamando alla memoria fatti che sono stati ormai superati da 2 anni e quindi vengono rievocati assolutamente in maniera anacronistica, a sproposito, in un momento, dicevo, cruciale. Cioè, non puoi onestamente fare quello che ha fatto Corriere dello Sport dal mio punto di vista, e questa è la mia personale critica, e cioè mettere in prima pagina De Laurentiis che dice «Sarri mi tradì con la scusa volgare dei soldi». Cioè, questo è quello che ha detto De Laurentiis nell'intervista. Io non l'ho letta, lo dico, non ho letto l'intervista integrale, anche perché non ho intenzione di dare neanche tanto spazio a tutto questo. Il punto è soltanto mettere in prima pagina quella frase, è già una cosa importante e grave, perché su una prima pagina, la prima pagina è quello che guardano tutti, molti guardano solo quella, e la voce, il messaggio che viene portato in alto è proprio quello lì: De Laurentiis parla contro Sarri, la verità scomoda su Sarri, e quindi Sarri che viene in qualche modo messo sotto il fuoco giornalistico e mediatico proprio a 2 giorni da una partita così importante, dove le aspettative, le attese, le responsabilità su Sarri erano già pesanti di suo, vista la situazione, quindi non c'era veramente motivo di andare a calcare la mano. In maniera però, dicevo, neanche tanto corretta, perché non è che è stato intervistato anche Sarri o si è dato spazio ad un dibattito orizzontale, sereno, lineare, e corretto ed equilibrato tra le parti, per parlare appunto di calcio, per far venire fuori questioni che possono anche non riguardare strettamente la tattica o la scelta dei giocatori e la partita in sé. No, si è data voce ad un singolo, De Laurentiis, che tra l'altro non parlava da mesi, che ha sparato a zero sostanzialmente, perché nel momento in cui tu dici un mio ex allenatore mi ha tradito per la scusa volgare dei soldi, stai sparando a zero, stai denigrando Maurizio Sarri, mi pare evidente. Che poi, lungi da me magari difendere il Sarri di Napoli, che in quel contesto si è fatto forse voler male, quasi odiare sportivamente da parte nostra come juventini, perché è andato in un ambiente che, diciamo, geneticamente ci detesta. Però obiettivamente bisogna dire che bisogna fare una statua a Sarri per essere riuscito a resistere il tempo che è riuscito a resistere al Napoli con De Laurentiis, e nessuno c'è riuscito come lui. Non è stato assolutamente facile, tanti lo hanno detto, vedendo anche quello che è diventato il Napoli dopo Sarri, come se n'è andato Ancelotti, e De Laurentiis nell'intervista dice anche Ancelotti avrei dovuto mandarlo io via alla fine del primo anno, e ha rovesciato una serie di incompatibilità personali con l'ex tecnico. E quindi, vedendo appunto quello che è successo, quello che è stato il Napoli dopo Sarri, tanti
di noi hanno sottolineato proprio che l'anomalia era Sarri e non, cioè il fatto che Sarri sia riuscito a fare a Napoli cose anche egregie dal punto di vista tecnico-tattico, dal punto di vista pure dei risultati sfiorati, è merito quasi assoluto di Maurizio Sarri. Quindi sparare a zero su di lui in questo momento è veramente un tiro mancino. È una cosa che non avremmo dovuto vedere, non avremmo dovuto leggere, ma che fa capire bene da che parte penderà l'informazione o parte di essa, il giornalismo o parte di esso, proprio per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, e cioè quali sono le speranze in chi vengono riposte e chi è in questo caso il nemico. Parlando d'altro, ma restando in ambito Juve, Giorgio Chiellini, che evidentemente non si è accorto che la quarantena è finita ed è andato in diretta su Instagram. No, scherzo, è anche una battuta per il fatto che finché siamo stati chiusi dentro casa abbiamo scoperto le dirette su Instagram, ovviamente con ospiti, adesso le stiamo un po' dismettendo, però ci siamo comunque accorti che sono forse più interessanti della TV e lo sono in generale un po' tutti i social. Giorgio Chiellini ieri domenica 14 giugno è stato ospite su Instagram di Martina Colombari. Hanno parlato di tante cose, di Buffon che per Chiellini è come un fratello, di Ronaldo che ci ha fatto alzare tantissimo il livello ed anche di altre questioni di cui fondamentalmente Chiellini ha anche parlato nel suo libro Io Giorgio, che come sapete ho letto e ve ne ho parlato approfonditamente. Non parliamo di questo, ma parliamo in particolare di una frase che è stata riportata un po' da tutti i giornali perché è forse la novità di Chiellini anche rispetto al suo libro, e cioè gioco un altro anno e poi vedo un po' come stanno le gambe e valuto. Il titolone sarebbe Chiellini tra un anno si ritira, ma non ha detto questo, l'ha solo lasciato intendere, l'ha solo lasciato come ipotesi, come prospettiva, cioè ha detto faccio gli europei e poi valuto appunto come sto. Ora, la mia su questo qual è? È che non riesco a capire come si possa dire vado a giocare un europeo e poi mi ritiro. Cioè, non sei Zidane che si ritirò dopo i mondiali, che era ancora Zidane quasi a livelli eccezionali. Parliamo di un Chiellini che quasi un anno fa, meno di un anno fa, si è rotto il crociato, non è ancora tornato pienamente all'attività agonistica, più che altro perché c'è stata l'interruzione, ma adesso ha detto sta recuperando pian piano da una situazione, da una condizione atletica non ottimale, e con lui anche Higuain e Ramsey, che tra l'altro potrebbero saltare tutti e tre la finale di Coppa Italia oltre a De Vidal, quindi gli stessi quattro non convocati per la partita contro il Milan. E quindi in una situazione come questa, Giorgio Chiellini, la mia domanda è: come fa a dire faccio l'europeo? Cioè, perché Mancini, CT della Nazionale, dovrebbe convocare Giorgio Chiellini, il quale, diciamo, da solo dice che non sta benissimo perché deve recuperare e che forse dopo l'europeo si ritira? Non è un bello spot per se stesso? Voglio dire, credo che un giocatore dovrebbe andare in nazionale a fare un torneo importante per la nazionale italiana, che non lo vince dal 68, come l'europeo, se è nelle migliori condizioni e quindi non soltanto perché deve andarci di default. Insomma, mi sembra un po' come Chiellini desse per scontato, come se dà per scontato che in nazionale c'è posto per lui e che è necessariamente presente nelle convocazioni e che l'Italia non può fare a meno di lui. Magari è vero, perché se ci guardiamo intorno, la difesa centrale dell'Italia non è che abbia tutti questi giocatori di grandissimo livello superiori a Chiellini. Ci sono giocatori forti, bravi, penso per esempio a Romagnoli, ma forse Chiellini è inarrivabile per quello che è stato nella carriera. Però in questo momento devi stare bene, non è che vai in nazionale perché il tuo posto te lo sei comprato, è tuo e decidi tu a chi lasciarlo. E questo, diciamo, è un po' il discorso. Quindi se Chiellini ha la lucidità di dire non so come sto, valuterò anche per quanto riguarda il ritiro dal calcio di qui a un anno, di qui a due anni, devi avere anche la lucidità di dire in nazionale ci vado se ci sono le condizioni, se mi chiamano, se non tolgo il posto ad altri, e non a prescindere. Cioè, il suo ovviamente deve essere un obiettivo e come tale lo racconta, attenzione, non è che si è autoconvocato, però nel momento in cui ha la convocazione nazionale e l'europeo come obiettivo lo deve avere appunto in maniera lucida, in maniera serena e rispettosa del suo effettivo stato di forma. Che poi, tra l'altro, se veramente pensi al ritiro sarebbe anche cosa
buona e giusta provare a fare un'ultima stagione o ultime due stagioni pensando solo al club, pensando solo alla Juventus, perché appunto se non ne hai abbastanza per proseguire oltre il 2021, bene sarebbe risparmiare un po' di energia, un po' di tempo e un po' di calcio soltanto per il club, invece di pensare anche alla nazionale facendo all-in con una situazione evidentemente dal punto di vista fisico che potrebbe non reggere. Parlando ancora d'altro, ma restando anche in questo caso in ambito Juve, un episodio che forse vi siete persi, perché non siete su Twitch. Ci siete su Twitch? Twitch è un'altra piattaforma come YouTube, ma diversa perché è dedicata principalmente allo streaming e in particolare allo streaming del gaming. Quindi i gameplay ci si mette a giocare e si streama, si trasmette mentre si gioca principalmente. Tra gli streamer, tra i Twitcher c'è anche Douglas Costa. E giù di critiche, ma perché non pensa ad allenarsi, quell'infortunato cronico, lo paghiamo per giocare a videogames? Questi diciamo sono i malpensanti, in realtà molto semplicemente non c'è cosa migliore per un atleta e per un calciatore quella di star seduto dopo gli allenamenti per riposare le gambe, ma tenendo attivo il cervello con una sfida mentale come può essere un videogame anche basato su gioco di guerra, come è Call of Duty. Perché ieri Douglas Costa in diretta streaming insieme a Dybala giocando a Call of Duty è stato protagonista di un siparietto, di un episodio molto interessante che diciamo galvanizza noi tifosi della Juventus, ma che fa anche capire qual è la situazione al di là della Juve. E cioè stavano giocando insieme ad Alessandro Riggio, che è un social media manager che evidentemente cura l'immagine sicuramente di Douglas Costa o forse a questo punto anche con Dybala, sicuramente anche di Alessandro. Infatti c'è stato anche Alessandro in precedenti dirette in cui non giocavano ma chiacchieravano sempre su Twitch, ospiti di altri canali. C'era ieri tra l'altro in diretta per giocare anche Paquetà, e giù di critiche e malpensanti anche in questo caso, perché ecco, giocano insieme a videogioco, quindi si sono venduti la partita, il Milan ha rinunciato, quando poi Paquetà è stato forse il migliore in campo del Milan insieme probabilmente a Romagnoli e Donnarumma. Tolto questo, stavano giocando, a un certo punto entra in chat un vocale, una domanda da parte di un utente che a quanto ho capito si era collegato tramite la chat di Discord e dice: ragazzi, ma quando venite all'Inter? Dybala non risponde perché è intento a giocare e non si scompone neanche un attimo, mentre si sente la voce di Douglas Costa in sottofondo che risponde: mai. Ecco, allora qual è la cosa, qual è il siparietto? Questo intanto, che c'è qualcuno che chiede, ma tifoso interista evidentemente, a Douglas Costa e a Dybala di venire all'Inter, non contenti di aver già posizionato ed esposto le magliette fake con le personalizzazioni futuristiche ma irrealizzabili dei giocatori che dovevano andare all'Inter la scorsa estate. E dall'altra parte c'è forse la risposta orgogliosa per noi di un Douglas Costa e chi tace acconsente un Dybala, che dicono mai all'Inter, che vale come mai all'Inter perché l'Inter, ma anche come stiamo bene dove stiamo alla Juventus. Insomma, nell'epoca in cui i social prendono veramente il sopravvento, il calciomercato, se vogliamo, è anche questo, perché non c'è parola più sincera di una risposta diretta del diretto interessato dei calciatori, tolte tutte le intermediazioni. Tra l'altro nel momento in cui è difficile pensare ad una bugia perché sei intento a giocare, quindi sei concentrato su altro e ti viene veramente la sincerità quasi come una macchina della verità. La verità non la troveremo mai sulla posizione ideale di Cristiano Ronaldo nella Juventus. Parliamo brevemente di tattica, ma di questo argomento voglio parlare più approfonditamente in un altro video che probabilmente uscirà domani alla vigilia della Coppa Italia. Non vi prometto nulla, ma sicuramente proveremo a parlarne, perché a margine di tutto quello che vi ho detto in questo video c'è il dibattito che si è acceso all'improvviso sempre ieri, domenica 14 giugno, in particolare su Twitter, ma anche a quanto ho capito su Facebook, relativamente appunto all'impiego ipotetico di Cristiano Ronaldo da parte di Maurizio Sarri come centravanti. Questo perché un quotidiano proprio ieri in prima pagina richiamava questa ipotesi, CR7 che diventa CR9,
cioè Cristiano Ronaldo, che ha 35 anni, dopo che ha sempre giocato esterno d'attacco al Manchester United principalmente a destra, al Real Madrid principalmente a sinistra, dovrebbe adattarsi a fare il centravanti, cosa che tra l'altro non è solo un'ipotesi messa lì tanto per, ma è qualcosa di concreto che abbiamo visto venerdì nella semifinale di ritorno contro il Milan, perché i primi 30 minuti, quei famosi primi 30 minuti ottimi, di altissimo livello, i migliori della stagione, come decantati e descritti da Maurizio Sarri, sono stati quelli in cui Ronaldo ha fatto esattamente il centravanti. Se li andate a rivedere o se li avete già visti bene, vi siete accorti che appunto Douglas Costa stava fisso largo a sinistra, zona in cui era vietato entrare fin qui in questi due anni, perché c'è sempre stato solo Cristiano Ronaldo. Dybala partiva da destra e a volte si accentrava poi venendo centralmente a fare percussione, per cui Ronaldo occupava lo spazio mancante, o meglio erano Douglas Costa e Dybala che ruotavano intorno ad un Ronaldo che principalmente si era posizionato al centro dell'attacco. Sarri poi ha spiegato: ho parlato con Cristiano Ronaldo nei giorni precedenti alla partita e lui mi ha dato massima disponibilità per impiegare, per occupare quella posizione, per essere impiegato in quel ruolo, quindi grazie a Ronaldo di essersi messo a disposizione. Ora, le polemiche dove stanno? In realtà è un dibattito legittimo ed è un dibattito anche molto interessante. È giusto o non è giusto che Sarri vada tra virgolette a snaturare Cristiano Ronaldo per adeguarlo a delle esigenze tattiche e per sistemare un po' l'attacco, che comunque sia per la mancanza di Higuain sia per la mancanza di alternative non è un attacco ben formulato, ma questo Sarri lo dice da agosto. Siamo un attacco asimmetrico, Ronaldo e Dybala sono due esterni non puri e quindi sarà sempre complicato metterli tutti insieme, fin da quando, e torniamo al discorso iniziale, Sarri veniva messo sotto pressione su come avrebbe impiegato i giocatori dell'attacco della Juventus, neanche dovesse creare un medicinale miracoloso e piuttosto che allenare normalmente una squadra con tutta la libertà di pensiero e di azione che avrebbe dovuto avere in quanto allenatore della Juventus. Invece, ripeto, gli fu messa tantissima pressione. E il punto, dicevo, è che sarebbe legittimo, è legittimo questo tipo di dibattito, se non fosse che ci sono malpensanti anche qui, persone, tifosi, evidentemente un po' in malafede, mi permetto di dire, perché traggono da questa ipotesi tattica una nuova occasione per riversare sui social e nel dibattito stesso tutta la loro ritrosia nei confronti di Maurizio Sarri e tutto il loro giudizio negativo, che è un pregiudizio. Cioè, Sarri secondo me non è l'allenatore adatto alla Juventus, mi sta antipatico, non è in linea con lo stile Juve, per cui se fa una cosa tatticamente discutibile io lo attacco e lo giudico negativamente, dimenticando tra l'altro che ad Allegri di esperimenti tattici gli sono stati concessi veramente tantissimi, anche più assurdi, perché perlomeno Ronaldo è sempre stato un attaccante ed è una macchina da gol, quindi che si sposti più al centro, come tra l'altro Sarri ha detto, è talmente forte che 5 metri più dentro, 5 metri più fuori non cambia nulla, perché riesce a dare comunque il suo apporto straordinario, mentre giocatori come per esempio Mandzukic, spostato a fare l'esterno non d'attacco ma praticamente di centrocampo, erano sicuramente quantomeno sulla carta esperimenti un po' più fantasiosi fatti da Allegri, che poi fino ad un certo punto Mandzukic esterno funzionò anche benissimo, soprattutto nella stagione 2016-2017, e fu anzi un'invenzione geniale, quasi vitale per lo sviluppo della Juventus in quell'anno. Poi hanno funzionato meno, ma è un altro discorso. Il discorso appunto è l'approccio all'idea, è l'approccio all'ipotesi, ed è anche il beneficio anche del dubbio che si può concedere o non si concede a Maurizio Sarri. E qui, chiudendo il cerchio, vediamo che evidentemente non è soltanto la stampa tra virgolette avversa o gli ex presidenti con il dente avvelenato a mettere i bastoni tra le ruote e a bruciare il terreno intorno al lavoro di Maurizio Sarri, ma talvolta sono anche gli stessi tifosi. Ripeto, di questo argomento Ronaldo centravanti torneremo a parlare molto probabilmente. Intanto vi ringrazio per l'attenzione fin qui, è un video lunghissimo, mi perdonerete, ditemi nei commenti come la pensate su tutti gli argomenti che vi ho posto in sequenza e mettete like se questo video vi è piaciuto, cogliete l'occasione di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!